Prego. Buonasera a tutti. Allora, se parliamo del risultato, sono assolutamente d'accordo, perché la cosa più importante è il risultato. Se parliamo della prestazione, non sono d'accordo, perché i numeri dicono che questa partita non la dovevamo neanche pareggiare, la dovevamo vincere, perché abbiamo creato 11 palle gol contro 4. Io della prestazione sono contento. Ai ragazzi, l'avevo detto in presentazione, non posso rimproverare nulla per la grandissima disponibilità che mi hanno dato in questa settimana e per la grandissima disponibilità che mi hanno fatto vedere oggi in campo. Poi il problema è che quando fai una partita fatta così bene contro, secondo me, se non la più forte, ma una delle squadre più forti del campionato, e non fai risultato, c'è il rischio che cala l'attenzione, e questo non deve succedere, perché noi domenica abbiamo un'altra partita molto 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 difficile ad Andria. Quindi è vero che la prestazione è andata oltre quello che io mi aspettavo, però tutti quanti volevamo il risultato e il risultato non è arrivato, e quindi si vede che sicuramente dobbiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto. Su questo sono d'accordo. Senti, mister, personalmente io ho visto il miglior Catanzaro della stagione quest'anno qui a Catanzaro, visto, come lei ha giustamente detto, diverse occasioni da gol, cose che non si vedevano da molto di tempo, però ho visto anche una sconfitta. Lei l'ha già detto, insomma, diventa difficile lavorare con lo, perdendo spesso, come sta capitando. Allora le chiedo, naturalmente adesso c'è bisogno di un flusso di attenzione, perché praticamente la sconfitta di oggi viene per una serie di distrazioni difensive e forse per qualche piccola imprecisione sulla porta avversaria, no? Sì, insomma, quando prendi due gol vuol dire che qualche errore l'hai commesso. Per quanto mi dicevi di aumentare un qualcosa, io ti dico che io non mi aspettavo dopo 5 giorni di essere già a questo punto. Questi ragazzi si sono messi a completa disposizione, secondo me abbiamo fatto anche di più di quello che io pensavo, poi però effettivamente non abbiamo fatto la cosa più importante, il risultato, e quindi vuol dire che dobbiamo fare assolutamente qualcosa in più. Mister, innanzitutto ben arrivato, io ho alcune domande da porre. Grazie. Riguardo alla fase offensiva, forse lei non lo sapeva, il Catanzaro prima del gol di Infantino non segnava in casa da 18 minuti, quindi soprattutto a livello offensivo che cosa sta proponendo ora di nuovo alla squadra, una squadra che comunque aveva difficoltà, e riguardo alla fase difensiva il coinvolgimento, ho trovato un grande coinvolgimento del portiere nella manovra, quindi sono cose che lei ha chiesto alla squadra, oppure erano i due centrali che si dovevano attivare a Nordi perché non sapevano cosa dovevano fare? No, no, quella è una scelta, quella è la volontà di fare la partita, è la volontà di avere il pallone e cercare di, nel limite del possibile, di fare correre a vuoto gli altri. E per essere stata oggi la prima volta dopo 5 giorni, meglio non la potevano fare. Per quanto riguarda il fatto che facciamo pochi gol,
A me interessa che la squadra crei oggi 11 palle gol. Io sono convinto che se tu crei 11 palle gol e gli altri 4, solitamente la partita la vinci tu. Poi è anche vero che se ne crei 11 devi essere più bravo, più attento, più cattivo e devi fare gol. Più scaltro e devi fare gol. È stata? No, una situazione tattica. Toni Letizia, se sta bene con me, gioca sempre. Veniva da un infortunio, si è messa a completa disposizione, anche se non era magari pronto per fare un tot di minutaggio, quindi io ringrazio solamente. Poi c'è stato un cambio tattico, perché loro sono rimasti in 10, io mi sono messo uomo contro uomo e a quel punto magari lui, col fatto che veniva da un infortunio, non poteva garantirmi quel tipo di lavoro, ma vi ripeto, Toni Letizia, quando sta bene con me, gioca sempre. Allora, puntoliere ha grande qualità, è giovane e oggi magari era un po' timido. Zanini prima della rifinitura aveva avuto un fastidio che lo frenava e che quindi non ho voluto rischiare. E poi sono contento di chi è subentrato e come è subentrato. Oggi il Trapani vince perché forse ha maggiore esperienza, maggiore malizia, maggiore mentalità. E penso per questo, perché io la qualità della mia squadra a me non dispiace. Lei è di Trapani? No. È di Calanzaro? No. No, per essere in nord, lei è della, diciamo, la sua trascettiva. Sì, senza, lei sta dicendo... Lei sta... Il pareggio stava anche stretto a Calanzaro. Non ho capito, sta dicendo che l'arbitro ci ha agevolato? No, sto dicendo io, come giudica la posizione dell'arbitro? L'arbitro, ho imparato da quando sto in questa categoria, che io sono un allenatore di Serie C, e se sono in Serie C vuol dire che ho qualcosa da migliorare, i giocatori sono giocatori di Serie C, e se stanno in Serie C vuol dire che devono, hanno qualcosa da migliorare, gli arbitri sono arbitri di Serie C, e quindi sono qua per migliorare. Mister, una domanda su Letizia, lei ha detto giocherà sempre, lei che no, giocherà sempre, se sta bene, Letizia con me gioca sempre. Io lo vedo davanti, Letizia, con la qualità che ha, può giocare dappertutto. Grazie, arrivederci.